Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, quest'oggi vi andrò a parlare della pesca al perca, soprattutto nel periodo autunno-invernale e alla ricerca di pesci comunque abbastanza d'Italia, se non d'Italia veramente esagerata. Dunque mi raccomando, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, lunedì preparatevi perché uscirà un video bomba ragazzi. Video spettacolari, pesci spettacolari, momenti veramente veramente belli e divertenti. Per chi si chiedesse la mia presenza a Pescare Show, sto ancora decidendo per prossima settimana, vi farò sapere sia su Instagram che qua su YouTube. Però vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram che la pubblicherò aggiornamenti e ci sarà più modo di trovarci e sarà molto più facile, quindi andatemi a seguire su Instagram. Dunque, direi di non perdere altro tempo e via con la sigla. Il perca è un carnivoro, però la maggior parte del tempo mangia pesce e foraggio, pesce in generale. Nel suo stadio più grande, ovvero quando raggiunge 70, 80, 90, 100 centimetri, il perca inizia ad alimentarsi anche degli esemplari più piccoli, inizia a diventare cannibale. Capire la sua alimentazione è molto importante per la sua cattura. Come nel video Perca Light, ci sono un sacco di esche per prenderlo, infatti possiamo usare jig, crank, lipless crank, spinner bait, gamberi, eccetera, eccetera, perché comunque la sua dieta è abbastanza ampia e spesso va di reazione. Però comunque l'esca che fa da mangiore è comunque l'imitazione di un piccolo pesce, uno shad o anche a volte una swimbait. Facciamo un attimo un passo indietro e parliamo di dove possiamo trovarlo. Come possiamo vedere dalla testa del perca, ha degli occhi molto grandi. Questo cosa significa? Che ci vede molto bene e soprattutto riesce a vedere bene anche di notte, la quale spesso può portare molte catture e a volte anche di taglia. Però non è solamente notturno, si prende spesso anche di giorno. Lo possiamo trovare infatti in vari ambienti, possiamo trovare in fiume, canale, lago, e in tutti questi tende ad avere degli spot abbastanza precisi. In genere si trova sullo scalino, dietro a degli ostacoli, soprattutto in corrente. Si trova dietro delle bricole, dietro dei pontili, dove trova un po' di riparo per nascondersi e cacciare. In genere stanno su zone ben determinate e quelli più piccoli stanno in gruppo, invece i solitari spesso stanno dietro il gruppo, probabilmente per mangiarseli, o comunque stanno abbastanza distanti da altri pesci più piccoli. Giri di corrente, zone rocciose, scalini molto profondi in roccia, ad esempio, e soprattutto buche molto profonde. Anche una buca magari che si allarga 1,5 m e però profonda magari quei 30-40 centimetri in più, molto probabilmente là ogni tanto gira un bel perca. Altra cosa molto importante da sapere, in genere li troviamo su una zona che comprende il fondo e 1 metro sopra il fondo. Poi dipende dal periodo, e dalla situazione, dall'ambiente acquatico, la sua profondità, però in genere cercano sempre il punto più profondo della zona, però spesso possiamo trovarli sotto riva oppure anche quasi in superficie. In genere si parte da una 2,10 fino a una 2,40 perché spesso bisogna tenere l'esca molto alta, soprattutto per la corrente. Poi può dipendere dalle situazioni, magari una canna più lunga può permetterti lanci più lunghi oppure gestire meglio l'esca. Una grammatura di una canna da perca può essere una 5,20, 7,30, comunque canne non leggerissime, però neanche chissà cosa. Una cosa molto importante della canna da perca è che deve essere molto sensibile. Infatti, la maggior parte delle mangiate arrivano durante la caduta dell'esca e questo ci parleremo tra poco. Si può pescare anche a casting con canne fatte per magari pescare a Texas, comunque al bass.
e si riesce a fare anche gran bei risultati con quelle. Parlando dei mulinelli, quelli da spinning vanno bene un 2005, 2000, anche 3000, però è meglio preferire mulinelli un pochino più leggeri, dato che non è un gran combattente, e perché bisogna stare tanto a muovere la canna e far alzare l'esca dal fondo, quindi è una pesca abbastanza faticosa. Come fili, la treccia sicuramente è la miglior soluzione, perché abbiamo bisogno di molta ma molta sensibilità. A volte il perca fa una mangiata veramente sensibile e bisogna sentirla molto bene. Avere la treccia in canna può fare una gran differenza e bisogna abbinarla a un bel fluoro rigido, con una dimensione che può andare bene dal 22 al 28, non servono carichi di rottura straordinari, a meno che non andate a pescare su rocce o comunque dove ci sono molti ostacoli. Però con un 25 tirate fuori pesci di taglia. Questa, per farvi capire la mia combo da perca, un anello 2000, un Redon 2000, una sega Spirit 2,10 m e 5,20 grammi, ed è una canna veramente veramente sensibile che tira su perca senza problemi questa combo, e un terminale in fluorine dello 0,25 e treccia dello 0,12. Vedete qua abbiamo infatti abbinato una testina a 12 grammi e uno shad. Andiamo a parlare quindi delle esche. Come detto prima, si può spaziare con un sacco di esche, un sacco di neschi, però quella che fa da maggiore è la testina piombata e lo shad. È l'esca più utilizzata, è l'esca che va di più. Adesso vi farò vedere un paio di esempi di shad, ma contate che si possono utilizzare da 6 cm, anche per prendere pesci di taglia, fino a 18 cm, cioè. I colori possono essere veramente svariati. Io tra le esche che uso a perca può essere un bianco naturale con la rossa, può essere un Fire Tiger, questo 9 cm, sempre Fire Tiger, più piccolo, un giallo fluo. Tra i colori, cioè, con il perca, con i colori e l'acqua torbida, sì e no. Quando si parla di perca, non è detto che il Fire Tiger con acqua sporca o comunque giallo fluo, verde fluo, sia istantaneo. Io spesso ho preso con colori naturali e acqua sporca, quindi non è sempre detto che il colore luminescente sia l'unico a funzionare o che sia il migliore per quella situazione. 9 cm, un pochino più grosso, con questo ho fatto anche pesci da 40 cm, nonostante, cioè, non sia un'esca piccola. 12 cm, questo soprattutto a Texas su zone sporche. 14 cm, questo è uno shad un pochino più di taglia, però questo è l'importante, adesso vi dico. E 17 cm naturale e fluo. Tutti questi shad hanno una particolarità che li rende da perca. Infatti, le esche che funzionano meglio al perca e se avete ascoltato bene prima, lo avete capito? La fase di caduta. Una buona esca da perca deve muoversi tanto mentre scende, soprattutto con poco peso. Gli shad che hanno una maggior rotazione mentre cadono, mentre si muovono, perché infatti il recupero da perca è alzare l'esca dal fondo, farla scendere, e soprattutto quando sta scendendo, anche dal lancio magari, mentre scende gli dà là il perca in genere. In genere là. Raramente, cioè, succede anche che a esca ferma piantata sul fondo mangi magari dopo la caduta, però la maggior parte degli attacchi si hanno mentre l'esca scende. L'esca deve muoversi molto, deve spanciare, la coda deve girare bene, muoversi bene, in modo 1 da fare vibrazioni durante la caduta e farsi notare dal pesce, far movimento 2 e soprattutto rallentare la caduta. Come si fa a vedere se un'esca si muove bene? Il modo più facile sicuramente è prendere l'esca, mettergli una testina relativamente leggera in base all'esca, cioè se mi mettete una testina a 3 grammi su questo, va bene che si muove lo stesso perché è molto morbido. Cioè, la sua azione in caduta, spiombato, più spiombato, cioè, più spiombato di così, la vedo dura, è già questa. Coda che gira, fa così. In questo modo l'esca viene rallentata, la fase di caduta è molto molto più lunga e soprattutto le catture arrivano molto molto di più. Altro modo per vedere se l'esca comunque è morbida, la morbidità dell'esca è abbastanza importante, perché se non è abbastanza morbida non ondeggia abbastanza.
Quindi avere un'esca anche abbastanza morbida aumenta il movimento. Infine, cosa collegare a queste esche? Una testina che può variare dai 3 ai 15-20 grammi. Magari su profondità maggiori con corrente si vanno anche a utilizzare 20 grammi. Però in genere 5-15 grammi, 3-15 è quella la grammatura che va di più. Magari la 3 su certe zone no, su acqua magari corrente con più di 2 metri d'acqua e con uno shallow abbastanza grande. Anche no, però su magari zone ferme, d'acqua ferma, con uno shad da 7-8 cm, i 3 grammi vanno anche bene. Soprattutto perché sia una caduta molto più lenta, come detto prima. Dunque mi raccomando ragazzi, spero che questo video sia stato abbastanza esaustivo sulla pesca al perca. Presto vedrete le mega catture che ho fatto. Ho fatto una compilation di quelle più belle, quelle più grandi, così, per fare un video diverso. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, restate collegati che tra poco usciranno gli aggiornamenti per il Pescare Show. Dunque per questo video è tutto, ciao a tutti!